Digital Project ITAS, prima squadra femminile di Castelfranco Veneto, è ripartita nell'ennesimo campionato di Serie C con lo stesso obiettivo da ormai tante stagioni. Meno proclami rispetto all'anno scorso, ma medesime ambizioni. L'obiettivo è stato sempre chiaro, il problema è che è già il terzo anno, per due anni non ci siamo riuscite, per cui penso che ogni squadra inizio campionato abbia come l'obiettivo quello di passare. Poi il campo chiaramente darà a far vedere chi se lo merita e chi invece parla un po' per niente inizio anno. Aspettiamo un po' le prime squadre. La maschile fa il suo campionato, non è che abbiamo ambizioni, cioè abbiamo l'ambizione di una buona classifica. La femminile io non voglio dire niente. Non pronuncio parola, però spero. Gli stimoli ce ne sono sempre, c'è sempre la B2, quindi finché non arriva gli stimoli bisogna trovarli. La squadra si è rinnovata, e quindi compagne nuove, e proviamo a vedere come va. Se facciamo un passo indietro, nella scorsa stagione la Giorgione Pallavolo era partita con squilli di tromba ed aveva effettivamente uno squadrone per la Serie C, ma poi alcuni gravi infortuni avevano messo fuori scena atlete di calibro, impedendo la realizzazione del sogno. Ma Castelfranco, piazza che gioca a pallavolo da 42 anni, non molla mai l'osso. Spesso e volentieri nella provincia, ma anche nella regione, possiamo dire che troviamo molte società che fanno le cose un po' sull'onda del facile entusiasmo di un anno, del risultato, e poi si lasciano andare. Qui devo essere sincero, non ho trovato questa cosa, anzi, e l'anno scorso, ciò che è successo l'anno scorso lo conferma. C'è un progetto lungo che deve iniziare a dare dei risultati prima ancora che a livello di prima squadra, a livello di giovanili. Noi dobbiamo ritornare a essere un punto di riferimento per quanto riguarda la zona. Le unità più vicine, le squadre più vicine a un certo livello sono ben distanti, penso a San Donà, penso alla stessa Padova, eccetera. Qui abbiamo un buon margine per fare un buon lavoro con le giovanili. Se parliamo della rosa, qualche cambiamento c'è stato. Fra le altre, ecco Roberta Grassotto, dopo ben 17 anni di Carinatese, e dal palleggio è stata promossa titolare Giorgia Freschi, vivaio Giorgione. Ho trovato anche un gruppo meraviglioso, perché comunque finché sei nella società che accetti l'altro è un discorso, mentre trovare te che vai dall'altra parte è un po' diverso, però il riscontro è stato molto molto positivo. Fino a quando ero piccola appunto ho sempre iniziato a giocare qui e fino dal mini volley mi è stato detto che il mio obiettivo era appunto la prima squadra, adesso ci sono arrivato, ovviamente è una grande soddisfazione. Prossimamente parleremo proprio del settore giovanile di Castelfranco, che conta circa 250 atleti. Soffermiamoci però su questa Serie C, che sia l'anno buono? Quest'anno siamo partiti così e così, però dopo due mesi di lavoro intenso con il coach Vanzo, ho visto entusiasmo, ho visto voglia di impegno, ho visto divertimento, e quindi ci auguriamo che questa sia una stagione ricca di soddisfazioni, quantomeno nella parte alta della classifica. Quello che ho chiesto alle ragazze rispetto all'anno scorso è di scendere in campo ogni domenica per cercare di conquistare i tre punti, di gioire ad ogni punto fatto, perché abbiamo visto l'anno scorso nessuno ci regala nulla. Le potenzialità ci sono, il lavoro fatto è molto, ora dovremo aspettare semplicemente la risposta del campo. Siamo fiduciosi ma coscienti anche dei nostri limiti.